You always say that. Beh, i biologi riconoscono un pesce quando ne vedono uno, ma anche se non sei un biologo, cioè. Insomma, non dobbiamo farci vedere dai gemellini lì. Ah, io posso saltare la fila? Ma certo che posso. Tenga. Non mi guarda neanche in faccia, cioè proprio... Ma lei proprio ama il suo lavoro, signore. Allora, non dobbiamo passarci davanti. Vedete, là c'è anche, se riesco a farvi vedere, là c'è la nostra famiglia. Adesso noi per arrivare da loro dobbiamo per forza passare da qua, perché se no se ci vedono... Oh, salve, buongiorno. Oh, che... No, non ho fatto niente di sto casino. Oh, mi scusi, effettivamente mi sono dimenticato. Guarda quello che ride, cosa ridi? Ho la coroncina in testa, quando è successo? Non l'ho messa io. Aspettate, qua ci sono i bagni. Dove posso andare? Vado a vedere, vado un attimo in bagno, scusate. Salve. Chissà se posso andare nei bagni. Si è aperta una porta. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a... Farò una cosa che non dovrei fare. No, non voglio buttare quello nel cesso. Vabbè, tiro l'acqua. Perché posso entrare qua dentro e non posso fare niente? Vabbè, niente. Ho fatto pipì in modo immaginario. Ok. Mi sono emozionata che si poteva andare in bagno qua. Aiuto! Delle difficoltà come al solito. Eccomi. Fatemi mettere il coso. Ok, sempre per puro culo ho ficcato il coso dentro. Arrivo anch'io. Arrivo anch'io. Arrivo anch'io. Sto arrivando. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Ti pareva che non c'erano qua i tizi. Che oltretutto mi sa che... Oh, sono normale, sono normale, sono normale, sono normale. Oh, mamma. Mi farete perché ho gridato a casa, sono normale, sono normale. Perché mi aveva visto e si stava riempiendo di brutto la barra, mi è venuto un momento tipo, no, io sono umano. Cosa non si dice nel panico? Guardate come salgo le scale, guardate, guardate. Con i miei etichettini da mouse. Se sono divertiti adesso dobbiamo giocare a nascondino. Ragazzi, non mi fate scherzi. Salve! Vedete? Sono un cosplayer in realtà io. Io mi travesto. Oh, mi scusi signore, niente, io questa, ho il vizio di sta mano morta, mi chiedo scusa. Oddio, c'è la tizia dei cereali, via, via, via. E niente, proviamo a entrare qua. Ok. Andiamo. Oh, guardate, ho trovato il... Non mi ricordo questa roba, veramente. Ma mio figlio è un tipo un po' strano, comunque. Allora, detto che devo afferrare il mappamondo. Che devo fare? Aspetta, devo arrivare là sopra. No. È difficilissimo. Nella sopra, vedete che lampeggia. Che devo fare? Adesso devo toccare quelli rossi. Toccalo. Mamma mia. Lo vedo, ma... No. No. Dannazione. Eccolo uno, un altro. Un altro. Ok, quelli viola. Sto sudando, mi sta venendo l'esaurimento nervoso. È difficile muovere questo coso. È un gioco terribile, figlio mio. Tu verrai punito per questo. Tu vai in punizione 30 anni dopo che mi hai fatto fare questo gioco terribile. Perché non lo fai tu? Sì, ho finita. Guardate, è proprio cattivo nostro figlio. Ha spinto la bambina. A me mi ha fatto fare questo gioco. Ma io posso passare, credo anche di là. Ma io voglio passare dove passano i bambini. No. Sì. Io, se riesco, io sono un bambino in realtà, ok? Sono un polpo, sono un bambino, non lo so neanche io. Posso passarci? Sì, sì che posso, attenzione. Voilà! Sono fuori dal tunnel del divertimento. Ok. Io lo odio già questo bambino. Cosa devi far fare adesso?
and female spores to reproduce. Get a male and female spore into each seafloor soil plot. Oh, sì, raccontano cose. Allora, cosa devo fare? Oh, mio figlio tira le cose. E io che devo... Aspetta. Mi devo muovere coi piedi. Figlio, hai una mira terribile, figlio. E io ho dei problemi, ma sono un polpo. Tu... Allora, questo è culo completamente, anche questo gioco. Ho capito, dobbiamo fare andare i maschi con le femmine. Dobbiamo fare questi giochi un po' strani. Però mio figlio ha una mira terribile. Volano dei granchi, oltretutto. Figlio? 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 Questo gioco sta durando troppo per i miei gusti. Lo sai? Devo per forza fare questo gioco stupido. Ma... Oh, ce l'ho fatta a culo completamente, come sempre. Niente, dobbiamo fare a culo. Oddio! È successo quello che temevo che sarebbe successo, perché sono volata prima io delle spore qua. Dove va? Se ne va, pensava che non volevo giocare più. Ce ne manca uno, Vedremo, quanto tempo ci vorrà. Allora, una è andata. Oddio, è successo di nuovo. Aspetta, figlio, aspetta. Mi sto incastrando. No, l'avete visto com'è passato? Vedete, avevo messo due blu, ma deve andare la verde. Dai, 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 maledizione. Ai, che non c'ho voglia più. Voglio morire, non voglio più giocare a questo gioco. Ragazzi, sto diventando vecchio. Io ci provo. Se funziona, chiudo il gioco. Figlio, qualcuno deve farlo al posto tuo. Ma perché mi si incastra la mano? Addio. Cioè, io sono stata 3 ore a sperare che lui ce la facesse. Bastava che lo facevamo noi. Allora, dove devo andare? Che devo fare? Vabbè, tu sei stupido, figlio. Ti metti in mezzo. Dove sta sto... Ah, devo arrivare alla banderina. Afferra. Come faccio? Come faccio a afferrarla? Posso usare un braccio solo. Lo porto lontano. Ecco. No. Figlio, maledetto figlio. No. No. L'avevo fatto. Perché continui a correre? L'avevo fatto. Mi hai fatto inciampare. Ho perso tutto. Non ci riuscirò mai più. Figliolo, stai zitta. Allora, mi devo capire come ho fatto. Prima è stata la magia. No, vabbè, mi sta uccidendo mio figlio. Cioè, è bello che il tizio mi guarda male a me. Ma è lui che mi sta facendo male a me. Lo prendo. L'ho preso. Dai, Octodad. Quale altro gioco terribile dobbiamo fare? Allora, carica la ruota solare. Allora, carichiamo la ruota solare. Speriamo che questo gioco sia un po' meno difficile, ma dovremmo, credo, camminare. Che non è molto semplice. Voi pensavate che sarebbe stato facile? Il puro e semplice camminare? No. Ok. In realtà, grazie a Dio, anche se perde il ritmo, lui non gliene frega niente. L'ultimo. Olè. Beh, questo, rispetto agli ultimi che abbiamo fatto, gli ultimi due, è stato molto più facile. Allora, prossimo gioco. Però là c'è un pulsante. Dice di non toccarlo. Ma io lo toccherò ugualmente, perché... Pusho. Niente, ho semplicemente spento sta cosa, vabbè. Sì, giochiamo al quiz. Se riuscissi a salirci. Ah, perché io sto salendo dalla parte sbagliata, perché io non uso le scale. Alla fine è bello che lo sto facendo senza riuscire neanche a salire. Ah, ok. Oh. Sbrigati, papà. Dove mi devi portare per farmi impazzire? Figliolo. Ah, nel tunnel, va bene. Cioè, nel tunnel, tu vai nel tunnel. Io sono andato prima, che faccio? Faccio ancora il tunnel? O prendo le scale? Ma sì, faccio ancora il tunnel. Ma chi se ne frega.
E vai. È troppo divertente. Non voglio fare le scale, voglio fare il tunnel. Lo scivolo. Allora, afferra la mano della nutra. Va bene. Nulla potrà andare storto. Dad, defend the kelps. Sì. Allora. Aspetta, perché se mi metto nella traiettoria poi mi schiaccio i piedi. Ah, ok. Oh, magicamente tutte e due. Ah, aspetta. Non avevo cambiato ancora i piedi. E non riesco. I piedi si incastrano. No, mi sto abbracciando intensamente con la notte. Aiuto. Ne ho perso l'abbraccio. Allora, ho vinto. Ma comunque io non so come ho fatto. Perché a un certo punto mi sono persa la lontra. Ho mollato tutto. Allora, passiamo avanti. Oh mamma mia.